Allora Marco, cosa prendiamo qui a Piccinelli? Io prendo un pirlo con degli stuzzichi. Perché sei un pirla, no? Io prenderò un cappuccino invece. Il cappuccio lo doveva mettere tuo padre. Che pezzo di merda. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video con Marco PT. Oggi faremo la video reaction di Ronnie Coleman prendendo il suo famoso video Unbelievable. Ma prima di iniziare facciamo qualche considerazione personale riguardo questo personaggio, come l'abbiamo conosciuto e cosa è diventato per noi. Beh, parto io. Da ragazzino leggevo le riviste patinate e Coleman era già il mister Olimpia in carica. Io ho cominciato a leggere le riviste patinate finché facevo pesistica, strappo e slancio. Che vuol patinare, che vuol dire? Patinate, quelle vecchie riviste in cui la carta era lucida. Tipo Flex, quelle riviste. Sì, lì. Flex Magazine, esatto. Io le leggevo a scuola, mi ricordo, quando nei banchi, quando facevo le superiori, tutte le schede che facevano, ero curioso. Prodotto ben confezionato, e Coleman era il mister Olimpia in carica, c'era la sua rubrica in cui rispondeva alle domande. In che periodo parliamo? Per me è stato 2002-2003, quando io praticavo culturismo. Per me era il sogno di diventare come lui, ovviamente in modo un po' ingenuo, senza bombe, ma era un'ispirazione. Io non ho mai praticato culturismo in vita mia, non ho mai messo neanche il mallo in vita mia addosso al mio corpo. Cioè me l'ha messo qualcun altro? Sì, chiaramente, immagino. Sudato e... Bello. No? Cioè, qualcuno te lo deve mettere, no? Sì, qualcuno te lo deve... Domingo, esatto. Il discorso è che Coleman era, e ancora oggi penso, considerato il King, il bodybuilder per antonomasia. Se non sbaglio, è lui che ha vinto il maggior numero di Sandor. Lui e Lee Haney, mi pare. Lee Haney negli anni 80 e Coleman negli anni 90-2000. Parliamo di un ragazzo di colore che ha avuto la sua nascita con il Power Lifting. Ragazzo ha 70 anni ormai, 60 anni ormai Coleman. Sì, all'epoca di quando ne parlavo io era un ragazzo di colore che faceva Power Lifting. Ragazzo, ha vinto il primo Mr. Olympia a 35 anni. Vabbè, un nero che ha fatto Power Lifting, famoso. Il razzismo adesso, no. No, voglio dire, è la terra dell'opportunità, no? Ce l'ha fatta anche lui, ok? Sì. Vabbè, andiamo avanti. Dicevo, questo ragazzo di colore che ha avuto la fortuna dal powerlifting di passare al culturismo e ha scoperto di avere una genetica fenomenale quando è passato al circuito professionistico, che si è dovuto scontrare con i cazzo che tremano la casa in questo momento. Scusate ragazzi, che è casa di Marco, è una zona di... Stai traplanando forte. Dicevamo, questo ragazzo di colore che al suo esordio aveva già un'ottima genetica, ma poi solo quando è arrivato al Mister Olimpia che ha dovuto fare il passo successivo, perché io ricordo nella sua intervista che diceva che lavorava tipo al McDonald's, al Paninaro. Insomma, lavoricchiava un po' in giro tra il poliziotto, ma poi vedremo il video anche qualche stescena. Non ho mai saputo che facesse il commesso da McDonald's. So che era un poliziotto, che essere fermato. Si arrabbacchiava, si abbarrucchiava. Sì, si arrabattava. Facciamo comunque un soquadro della situazione. Un buon soquadro. Il video inizia con Coleman che fa le alzate laterali con quello che sembra essere 35 kg, no? 70 libbre. 70 libbre sono circa 32 kg, sì. Non era famoso per le esecuzioni pulite, lui era abbastanza slanciato, no? A me piace molto invece come lavorava Coleman, perché lui metteva in sicurezza tutti gli esercizi. C'era un po' di cheating, ma era sempre dentro. Il bodybuilding è l'arte di scolpire il fisico, qualunque strumento va bene. Ho capito, ma se tu fai cheating non riesci a colpire il muscolo target, no? Io ho fatto un video su Coleman inerente alla leg press, e Coleman faceva per esempio, secondo me, un'ottima leg press, evitava il lock articolare. Sì, diciamo che rispetto ad altri era meno pagliaccio, ok? Ma io non penso che Coleman fosse un pagliaccio, no, assolutamente. No, nel senso, meno clown, meno sborone. No, il bodybuilding non ha niente a che fare con le esecuzioni. Secondo me questi video qua servono apposta per far vedere lui che spinge, ma poi magari nella realtà questi salgono diversamente, no? Io non penso neanche che uno che si prende il disturbo di farsi filmare in palestra sprechi un workout. Secondo me ha fatto allenamento. Probabile. Comunque si vede che proprio lui con la canotta, che non si capisce se la canotta che è troppo stretta, lui che è troppo grosso. Ma Coleman era, come dicevano i suoi amici, uno shaved. Marco, guarda la videocamera. Coleman era definito uno shaved gorilla, un gorilla depilato. Gorilla shaved. Spiegatamente grosso, anche Kevin Lebron diceva che sembrava un gorilla, qui hanno tolto il pelo, vedevi sotto il gorilla, insomma. E quindi in questa immagine vediamo lui che si allena con le spalle. Io ci tengo a dire che preferivo il Coleman perdente, quello giovane degli anni, dei primi anni 90, prima che si trasformasse in una specie di dinosauro. Esatto. Però io, per carità, ho le mie idee. Preferivo il Coleman più magro, con gli addominali chiusi. Il freak è cominciato dopo l'era Yates. Da lì poi il pubblico ha voluto quello e si è spinto verso quello. Ma io non ho mai visto Yates con l'addome dilatato. Yates era l'inizio della fine, diciamo. Il tramonto dell'uomo, la fine dell'Occidente. No, il tramonto di nulla, la fine di nulla. Yates ha avuto un'epoca, secondo me, fino al 93 era un fisico molto, molto buono. Poi ha cominciato a strapparsi il bicipite, poi il tricipite, poi... Andiamo avanti. Ronnie Coleman che va dalla caserma di polizia. A me mi ha impressionato
appassionato alla scena perché lui aveva proprio il giubbotto nei proiettili che non gli entrava, no? Sembrava più un gibernaggio. Sarà fatto su misura per lui, no? Non lo so, avrà una taglia, senza maniche il giubbotto, penso che una tripla X. Una taglia XXL anche per... Non lo so, penso che tripla X. Ma io mi sono sempre chiesto, ma uno così grosso, che gli serve il giubbotto di proiettili? Se gli sparano, non gli fanno niente, no? Con quei pettorali magari in gara si vedono le cicatrici, è brutto da vedere, capito? E fuori dei proiettili, nei pettorali, non sono il massimo. Sì, ma proprio bellissimo, andava in pantaloncini... La fregna di tua sorella! No, ma no... E il clacson? Dove era lui? A Miami? Faceva caldo, no? Coleman stava ad Arlington, in Texas, quindi West Coast, casomai, West Side, non erano Middle Bronx, West. Sono tutti quelli neri. Ma che Bronx? È texano Coleman. Fa ridere questa scena perché ci sta il coach, cos'è il coach che sta spiegando la scheda, e lui lì davanti che si sventola per il caldo, no? Perché è troppo grosso, pure che sta mangiando. Ma io penso che un uomo così corpulento... Sembra che sta alla scuola, no? Un uomo così corpulento, penso che... Ma gli viene da ridere, no? Che si svettola. Ma i suoi colleghi cosa pensavano di lui? Cioè, lui occupava tre posti di lavoro, cioè ci vogliono tre stipendi per sfamare una persona del so genere. Che sta sudando come un... Sì, perché tutta quella massa che ha comunque... Penso che sudasse anche a battere le palpebre, uno così. Però con la sua, cos'è, una macchina da polizia, no? Su misura per lui, perché come... Arlington. Mi ricorda il film Robocop. Ma sì, bravo. Sai, primo, quando entra in macchina si abbassa la macchina, sì, le sospensioni sì. Si schiacciano. Passa il tempo a mangiare, questo mangerà chissà 10 pasti al giorno. Come fai ad alimentare un corpo del genere se non fai almeno 6 pasti al giorno? Devi distribuire. Pollo e patatine? Ah, non lo so. Comunque so che ha fatto un discorso molto commovente quando era la premiazione del Lifetime Achievement di Arnold Schwarzenegger. Coleman diceva che la madre gli cucinava tutti i pasti. My mom cooked all my food. Sì, quello l'ho sentito. Ed era il miglior cibo del mondo. Dar da mangiare a un essere del genere. Devi... Beh, lui l'avrebbe poi ripagato in muscoli alla madre. Io dicevo così mia madre. Non so se me l'ha ripagata. Mamma, ti ripagherò in muscoli. Tu mi investi su me stesso, io ti ripago in muscoli. Vuoi mettere avere un figlio muscoloso, un vanto, no? Penso che oggi Coleman sia felicemente milionario, abbia la sua attività, la sua impresa. Non è che si vincesse chissà quanto, 100.000 euro a Montepremi, no? No, lui ha fatto, penso, i soldi con la sua linea di integratori, la Yeah Buddy, come si chiama. E poi non ho mai capito perché un dopato dovrebbe sponsorizzare integratori, cioè è un controsenso, perché la gente lo sa che non è grazie a quello, però la sua faccia. Ma comunque anche gli Enhanced usano. Ma io poi dico, se dovevo inseguire un tizio che scappava, come lo inseguivo? Questo non era mica veloce a correre, faceva fatica pure a fare le scale. Ah, inseguire uno scippatore a piedi, Domingo. Però mi fa ridere che deve prendere la deposizione e quella là ovviamente confessa subito, uno così. Guarda come lo guarda, sta pensando al prossimo pasto. Non ce ne facciamo più. Il braccio muscoloso della legge, ragazzi. Sì, sì. Quei tubi al metano lì, che sono vene. Scienze motorie ha studiato che arterie e vene hanno una tonaca muscolare all'interno. Non sono solo dei tubi inerti, hanno anche della muscolatura all'interno. Quindi se si ipertrofizza questa muscolatura, anche il vaso appare più grosso sotto la pelle. E niente, continua a mangiare, si porta i pasti. E cosa può fare, poveretto, uno così? Deve costantemente... Tieni conto che hanno un'autonomia anche fuori casa limitata. Se non hanno le vaschette col cibo, come fanno? Robocop, se una volta che si scarica, dopo gli devi dare quei biscottini. No, frullati, no, proprio aveva la pappardella omogeneizzato, sì. Era buoni poi tra l'altro. Tu li hai assaggiati infatti, sì. Tu eri il nero commissario nel film che mangia. Io sono il nero. No, hai visto Robocop, il film primo di Paul Verhoeven, sì. Dove lui mangia, dove gli danno questa pappetta e c'è il commissario di colore, l'ispettore di colore, insomma, che l'assaggia col dito, che è buona, e il tecnico dell'OCP gli fa tutta tua, mangiatela tu. Ha appena beccato una donna che ha picchiato il suo compagno, sembra, o abbia fatto un po' di casino, vedete, ha litigato. Ovviamente un uomo così tu ti fai subito. Non può neanche... sì, gli sta mettendo le manette. Sì, non opponi neanche resistenza, ovviamente. Più che altro ti occupa la porta, non fai scappare, ti metti davanti alla porta, non esci più. Cosa fai? A parte che se scappa lei non lo prende, lui non riesce a prenderlo. Non penso che siano veloci questi energumeni. Non ho mai fatto il poliziotto. Non deve neanche accompagnare. A parte che c'è la videocamera, poi, tra l'altro, gentilmente la mette là, lui è già stanco anche prendo la porta. Non ce la fa più. Si porta i carboidrati, cosa sono i taralli, i carboidrati. Non lo so. La busta dei carboidrati. Cioè, non so se hai notato, ma è pazzesco vedere come un essere umano debba costantemente muoversi. Sì, ma c'ha. Continuando a rifornirsi di cibo. Ah no, sono le pillole. Gira sempre col cibo. Sono integratori. Gira sempre con del cibo appresso, è pazzesco. Poi torna al suo ufficio di polizia. Questa scena è impressionante perché si spoglia, è spettacolare. Non so cosa stai dicendo, l'ho giocata poi in blank, ho fatto il record. Però l'addome non c'era tanto gonfio, bisogna dire. No, appena. Più che altro è fatto veramente bene come linee, secondo me, come separazione. Ventre è dilatato. C'è da dire però, che... bellissima genetica. Cioè, di profilo è spettacolare. Bellissima genetica. O si mette un'altra maglietta XXL. Uno che c'ha le vene anche sui pettorali, ragazzi, è magro. Cioè, sì, immagino è magro, che facessero la roba solo per lui, perché non credo che si stesse un altro poliziotto così grosso. Ma no, basta che ti aggiusti un attimo le mani. Ma che cazzo di tricipite, impressionante. Ma non vinci 8 Mister Olimpia col tricipite sfigato, Domingo, dai, abbi pazienza. Cioè, vuoi fare riferimenti a Presti per caso? No, ma che? Non ti prestare a queste cose che poi dopo mi dissano. Ma no. No, perché ho visto un video con Callà e diceva che lui aveva il tricipite indietro. Io non ho tante fibre sui tricipiti. Non tutti sono Coleman, Presti, uno che ci prova. Qua lui si accinge a fare lo stato.
stacco. Stacco standard. Ce la leva anche lui, visto? La leva. La Power Gear. Ma quella Power Gear, sembra quella Power Gear. Ecco la Power Gear. Dischi da 50 kg sti qua. O 50 libbre. No, sono da 100 libbre, quindi 45 kg. No, magnesite, vedi, questa è tutta roba che si... Magnesite con sopra il guanto, ma geniale. Perché? Magnesite perché? Sopra il guanto, non lo so. Travalica la mia capacità di comprensione. I guanti da muratore sono questi? No, sono guanti da palestra. Coleman usava i guanti. Perché Coleman usava i guanti. È caduto un mito. Cioè, andate a scrivere a Coleman se è un coglione che usi i guanti. Non ha neanche il pollice opponibile. Fa la presa, cioè la prona, hai visto come la mette fuori? La prona è falsa, la supinata è in avvolgimento. Tutta rimbalza. Ma perché rimbalza? Coleman, hai fatto powerlifting, cioè dovresti sapere come si fa lo stacco. Sì, no? Ma quando diventi un bodybuilder non segui più le regole del powerlifting. Ho capito, ma non è una questione di regola, fai un altro esercizio. Ma che dischi? Fai stacco rumeno, anche no? Dischi da 45 kg d'uno. Poi una cosa che non capisco è perché ha sempre sta vocina. Tutti vocina. Neri, anche se ci pensi, anche Mike Tyson. I don't know, man. Yeah. Però ci sono anche altri neri che non ce l'hanno sta vocina qua. Vediamo quanto alza qui, non sarà. Vai, vai, vai. Qua sarà, vai, vai. Io avrei stretto un po' la presa. 300. Tiene un po' troppo largo. 300 kg sti qua. Bilanciere flat sicuro, non sarà neanche rigido. Attiri come flat. Bilanciere da WL. Questo gli permette di alzare di più. Bah. Perché io non capisco questa cosa di rimbalzare. La porzione di ROM delle gambe non la usi. Ma, tanto lui, ma perché non fa un rematore? Ma se lui appoggiasse il bilanciere ad ogni ripetizione, perderebbe quello che chiamano pump. Sì, ma fai uno stacco rumeno allora, no? Saranno cazzi suoi che stacco vuol fare, cazzo. Vabbè, 8 ragazzi, volte non fatelo. Ma non c'entra niente 8 volte bisturi, non è una prendere da esempio. No, c'entra cazzo. Ma vai, vai, gli stivali. Fa stacco con gli stivali da poliziotto. Cioè, pure. Io questo video qua l'ho già visto per conto mio da quando ero ragazzo. Mi è rimasto impresso gli stivali da poliziotto, o comunque da militare, ecco. Vabbè, era molto figo vederlo. Sarà così. Tanto così di suola, avrà 3 centimetri di suola. Qua è la famosa scena in cui alza 800 libbre, mi pare. 800 libbre che cioè, fanno. Il tizio dietro quello carica, gli ha 2 sberle, ma lui anche. Che il tizio dietro è più grosso di me, di te anche. Sì. Vicino a Coleman sembra un pupazzetto. E si è appena rotto una mano per dargli una pacca. Ecco, la prima almeno la fa bene perché sì, nota tirata di schiena proprio. Non chiude però, vedi? Non stende le gambe. Non è valida. Questa è la valida. Con le fascette. Nota che ha i guanti, la presa mista e le fasce. A quel punto non molla più niente, no? Qua vado al fisioterapista, perché uno come lui sarà pieno di contratture. Cioè, immagino che ha dato lavoro a tantissima gente, no? Ma io dico, come fa una fisioterapista a manipolare un uomo così? Cioè, c'è una parecchia forza, no? Anche solo per girarlo. Takes a lot of effort, sai, parecchia energia dice per spingere. Sì, ma dove cazzo va sta signora? Guarda, non gli sta facendo un cazzo, cos'è? No, sembra un'agopuntura, che è? Chi fa col gomito così? Metti un bel maschio grosso. Tutti i miei problemi, le mie gambe, le mie spalle, le mie braccia, sono tutte infortunate praticamente, deve fare costanti trattamenti. Sì, ma sarà sempre infiammato, poi le bombe infiammano tanto anche, l'hanno detto. Ma che ne sai di bombe? Me l'ha detto Ludovico Lemme, c'è sempre uno stato costante di infiammazione. Okay. Dice, mi sono quasi rotto. Qua sta raccontando alla terapista tutti i suoi problemi, tutti i suoi cazzi. Mi frega un cazzo ovviamente. No, lei ride perché c'è un elenco infinito che allenandosi in qualche modo guariva da solo. Come tocca, eh? Sornione, guardala, griffata. Adesso che fa il massaggio cinese. Penso che con tutto il testosterone che hanno in corpo sti qua basta neanche poco. Sì, però. Stava sempre su. E qua ci mettono un uomo adesso, cioè vale anche alzarlo. Cioè, non entra neanche nel lettino. Sono taglie forti, tieni conto che è come avere a che fare con un obeso. Io andavo da un chiropratico, anche io subivo questi trattamenti. Fisioterapista. No, io andavo da un chiropratico, da una donna, Dana Maddox. Che è americana? Sì. Ah. E qua esce con la sua bellissima Corvette Chevrolet. No, no, questa è Dodge Viper. Sì, perché è quella col muso lungo. È la Dodge Viper. Questa è la Dodge Viper, bravo. A me piacciono le macchine americane, ragazzi. È la muscle car questa, come la tua, la Mustang, no? Ti piacerebbe una Dodge Viper? Ma non la fanno più oggi, è fuori produzione. Sì, vabbè, ormai è fuori tempo. Qua fa il front squat, grande, eh? Vediamo come lo fa. Non lo fa profondissimo. Però fa la mia presa, quella zombie, no? Ma certo. Non c'ha quella. Ma fa benissimo a fare questa perché non gli interessa imparare la presa under hook. Più che altro non avrà neanche la mobilità di polsi. A parte per quello, ma se non fai pesistica. Sì, ma non va sotto il parallelo. Non è uno scandalo, cioè non è neanche su the grass. Ma un bodybuilder non è tenuto a. Sì, facciamo il dito squat. Sì, Marco, hai fatto sì, un, sì, Marco, hai fatto un videocorso con me. Non puoi dire questa cosa. Non la puoi dire. Un bodybuilder. Non ti autorizzo a dirla. Di che. Precontratto non posso. Coleman, fai schifo, se non scendi sei un perdente. Cazzo, me l'hai detto a me che... Beh, comunque è sotto il parallelo qua più o meno. Sì, sì. Qua è sotto il parallelo. Beh. Questo video è storico perché ha fatto 2,60 di front squat per ripetizione. Però fasce danno supporto. La cinta, quella poteva anche non mettersela perché è inutile quel tipo di cinta lì. Ha messa al contrario. Shut up and squat, bellissima questa maglietta. Shut up and squat, sì, sì. Shut up and squat. Cioè, nota, però vedi che lui sarebbe anche sottile come vita. Vedi che spettacolo le gambe. Con queste gambe a 8 mi fanno ammattire. Polpacci forse non proprio... Polpacci sono grossi. Cioè il polpaccio è grande quanto comunque la mia. Comunque 2,60 è strepitoso. Sì, tieni conto che il record mondiale di slancio è 2,65. Sì, ma non è... Scende, Marco. Oddio.
Ma dai, insomma, lo dico da pesista, per un bodybuilder fare una roba di come quella di prima è molto molto importante. Oh, big up. Qua è bellissimo perché fai gli affondi per strada. Io questi quando ho visto fare il suo video... Affondo il parcheggio. Io facevo la stessa cosa quando andavo in palestra. Prendevo il bilanciere, me lo portavo per strada ed era spettacolare, anche se non c'è una bella accosciata. Ma qua si sta scaldando, qua si sta scaldando. Dopo vedrai che caricando il peso scende di più. Come se lo metti sulle spalle senza rec? Farà 100 kg al massimo, vuoi che non possa portarsi 100 kg sulle spalle, un omone di 130. Non è tanto 100 kg però. Farà 100 ripetizioni. Anche se fa tutto il parcheggio, si fa sto qua. Si fa tutto il parcheggio. Ma bisogna asfaltare, vieni un po' qui con. Non è che fa la serie da 8 e mette giù, eh. Cioè, questi qua sono culturisti, devono lavorare su altri regimi metabolici. Comunque sta maglietta la voglio. Certo che vederlo sotto il sole, cocente, in Texas, sì, sì, sul parcheggio di cemento. Con gli stivaloni. Con gli stivali da militare. Anfibi che va avanti e indietro come Sisifo. Butta pure per terra. Ah, sì. Cioè, non gliene frega un cazzo di rovinare sul cemento. Il cemento del comune. Comunque era veramente pazzesco. Che gambe che... La macchina per cui frattempo ha abbassato le sospensioni. Vedi qua sono già 80 kg. Sì, vabbè, ma si vede che sono leggeri, cioè se lo alza così. Ma sto qua ti prende e ti lancia via anche te, dai. Che si te... prende, che sono veloce. Beh, ti prende, sì sì. Una cosa che mi ha impressionato è tutta questa muscolatura, ma è molto flessibile. No, roba. Non è molto flessibile, però è sufficientemente flessibile. Marco, per non cioè più flessibile lui di gente molto più secca. Guarda, guarda. Guarda i femori, si aprono pochissimo i femori. Sì, però comunque con tutta quella massa, il ginocchio, riesce a stare in quella posizione lui. Ma questa non sciolto. È flessibilità. Ma questo... come, ma uno così grosso, ma guarda quanto è sciolto, ma tu ci riesci? Ma faccio le spaccate, Domingo. Ma che spaccate che ti ho fatto la mobilità con Antea e sembravi un vecchio decrepito? Ti ho battuto lì. La gente che ha visto il video corso l'ha visto. Quello era yoga, Domingo. Io le spaccate le faccio. La spaccata ci sono l'hai i video su YouTube. Però mobilità ti concederai che so farlo. La francese ti ha sfondato, c'è poco da fare. Ti ho preso a calci in testa in garage a casa mia, dai. Sì, però ti ha sfondato sulla mobilità. Questo è sicuro. Faccio io. Yoga io. L'ho vinta faccio io. Yoga io. So che la volevi sfondare anche tu a lei, però sono particolare. Che c'è, ti vergogni? Io mi dissocio, ti imbarazzi tu che dissocio. Mi dai con... Mi dissocio. Edwin, baby! Yeah, oh, buddy! È uguale. Time to get kicked! Ronnie Coleman non ha fatto una bella fine, no? Adesso sta a sedia a rotelle. Ma non è che sia morto, è una bella fine. No, vabbè, nel senso, comunque, rispetto ai suoi colleghi, non sta messo bene, non sta più in piedi. Rispetto ai suoi colleghi, ha avuto degli strascichi a livello osteoarticolare. Ma molti si chiedono, ma ne valeva la pena? Io ho fatto un video su Coleman dicendo, caso Coleman, due punti, poteva andare diversamente? E secondo me i punti sì, poteva andare diversamente. Tu che ne pensi? Supponiamo poteva andare se diversamente? Fosse allenato meno pesante, no? Ma che non c'entra un cazzo meno il pesante, ignorante, madonna, ok? Ma perché non capisci mai una che ma chi Cutler. Sarebbe diventato quello che è oggi? No, io non ce la faccio. Ma dì no. La tua, Jay Cutler faceva le ripetute da 12 con 180 in inclinata, ok, per dire la parte sopra. Non è tanto il discorso del peso in sé, perché Coleman gestiva cariche enormi anche con una certa facilità. Secondo me, visti gli interventi che ha avuto a livello di anca, a livello di vertebra, secondo me il problema sono stati il back squat e lo stacco standard. Ah, ecco dove voleva arrivare, furbacchione. Ma scusa, questa la prova che Marco voleva per giustificare il fatto che lui non fa fare le sue sessioni ma allenamento, perdere, lo stacco regular e il back squat. Questa è la prova massima. Hai visto Coleman si è fatto male, perciò il ma back non fare squat la busta di liquame che sei. Ma che stai dicendo? Se tu vedi una persona con un buco un in fronte ed esce il fumo. Ma un caso non fa statistica. Allora vai da Coleman, sai, tutto allora, bene. Tutti quelli che hanno fatto squat nel mondo non sono fatti male. Coleman si fa male, lo squat lo aboliamo. Ma tu staccavi 380? Allora, la Lewis si è staccato il pettorale, la fa anche pericolosa. No, la Lewis non si è strappato un pettorale, catasta di cellule. Larry Will si è strappato il capo prossimale del bicipite brachiale. Facendo palma piano. Sei un... Dillo Marco, dillo, sei un co? No, facendo palca piana però. Allora, Coleman ha avuto dei danni pesanti e permanenti. Per colpa del regular. E li ha avuti nella zona schiena e arti inferiori. Sopra non ha un cazzo, sostanzialmente. Tutti gli altri bodybuilder bombati che facevano squat si sono stati. Arnold è integro, Jay Cutler è integro, tu hai qualche problema. Doppio strappo al tendine. Non puoi associare un infortunio a uno famoso e bannare un esercizio. Non è mai colpa parla del... non è mai parla colpa tu. Di un esercizio. Parla tu. Lo stacco standard è fighissimo. Fate stacco standard che... fantastico, fate il back squat che è il king degli esercizi e ascoltate Homer Simpson qua con la barba, dai, posto così, va bene? Lightweight baby, yeah buddy. Stampelle, girello, bello, bello, bello. Questo è il tuo mondo, questo è il tuo pubblico. Cioè, mi stai dicendo che se lui avesse fatto sumo e front squat, come faceva in quel video, lui oggi sarebbe integro, questo è quello che dici tu. Avrebbe avuto sicuramente meno problemi. Io invece penso che un abuso di bombe, di steroidi ah, e una propensione geneticamente agli infortuni Jesus.
mettici anche i carichi grossi da doping, sì, l'hanno portato a quel... Era anche Mingherlino, Coleman, poverino, era propenso agli infortuni sicuramente, giocava a football americano. Intendini, non è che si ingrossano col doping. No, comunque a onor del vero Coleman sostiene che i trascorsi nel football americano lo abbiano... Però a livello di cervicali, diceva lui, collo, neck surgery, parlava di neck surgery, ma il trocantere, scusami. Ma manco dov'è il trocantere io? Vabbè, insomma, l'acetabolo, la testa l'acetabolo, del... Insomma, l'articolazione dell'anca, signori. Ah, c'è l'anca. Insomma, colonna vertebrale, vertebre fuse, operazioni chirurgiche invasive. Tre operazioni. Io ho sentito l'ultimo discorso. L'ultimo discorso che ha fatto con Schwarzenegger, quando ha vinto il Lifetime Achievement. Coleman parlava di tre operazioni bacino all'anca, più altre alla schiena, tre alla colonna vertebrale, due al collo. È più devastato di un campo di battaglia afghano, sto uomo. Però rimarrà immortale nella storia. No, per carità, dire. Certo. E certo. Quindi, ragazzi, se ne è valsa la pena, per me sì, perché lui rimarrà stampato nei libri di storia. Magari adesso farà una vita di merda, non è proprio di merda. No, anche Dorian Yates è entrato nella storia come il campione delle V-Duty che ha vinto il Mister Olympia, però oggi Yates va in mountain bike, non ha vinto 8 Mister Olympia. Poi il posto era Nicole, ma col senno di poi che avresti fatto? Avresti comunque preso quel percorso? Ma io facevo il poliziotto piuttosto. Morivi da poliziotto, sì, come uno stronzo con una paga da fame, piuttosto che entrare nell'Olimpo degli dei? Ma nell'Olimpo dei martiri più che degli dei, secondo me. Questo, ragazzi, specchia la differenza che c'è tra me e Marco Pitti. Lui vuole il posto fisso. No, non voglio il posto fisso, ma io preferisco Coleman. Io voglio comandare quelli che hanno il posto fisso. Ma che cazzo comandi? Che non comandi neanche a casa tua, comandi, Domingo, che le zanzare ti pisciano addosso quando entri. Io preferivo Coleman perdente, pre-Sandow, era un bellissimo ragazzo, un fisico magro, atletico. Atleticamente, beh, insomma, per essere, non sono omosessuale, ma riconosco la bellezza quando la vedo, con te non la vedo, ma Coleman praticamente era un bellissimo fisico. Poi si è cionfato con queste caterne. C'era quando avevi i baffetti. Ecco, io se ero Coleman restavo così più o meno, arrivavo 15° a Mister Olympia, me ne fregavo. Oggi camminavo, saltavo, correvo, chiavavo. E nessuno se lo cagherebbe. Mike O'Hearn ha 55-54 anni. Quello che si è buttato dal palazzo. Non ha mai vinto nessuno. Quello che si è suicidato. Mike O'Hearn. No, famoso, ma tu che cazzo ne sai? Vabbè. Ma io so chi è Mike O'Hearn. Ecco, quello lì, per dirti, non ha mai vinto un Mister Olympia, non ha mai vinto neanche una competizione in porto come l'Arnold. Però lui ha moglie, figlie, contento, felice, super fisico. Non ha nessuno. D'accordo, ma lui, se guarda Coleman, prova quel senso. Ho capito, Marco, tu sei uno che si accontenta. Io voglio essere... Ti lascio la carrozzina. Fai il figo? Voglio vedere se tu... Spingimi. Per non parlare poi del dolore. Spingimi fuori. Ti peso e portami fuori. No, vabbè, ragazzi. Taglia sta scena, dai. No. Spingi. Ah, giusto, perché non farebbe regular. Dite voi nei commenti, secondo voi, chi dei due ha ragione? Siete più per Marco Pitti o siete più dalla parte di Domingo Poliandri? Vabbè, ragazzi, con questo abbiamo finito il video di Coleman. Un piccolo inserto speciale, parleremo anche del Grizzly e prenderemo la video reaction di Raponi. Comunque, questo tizio si chiama... è greco, no? Papaluski? Papalos? Non so il cognome, lo chiamano Grizzly. Kyriakos Grizzly, se ho ben... Ok, qui Raponi fa vedere che praticamente sta pesando su una bilancia industriale. Pesa 212 kg, sto signore qua. Veramente? Non so quanto sia alto, però. Non si capisce quanto è alto. Vabbè, per essere 112 kg deve essere almeno alto 1,80, 1,90. Penso che sia alto, sì. Se no non avrebbe quella struttura ossea, no, per mantenere tutto quel peso. Se non ho mai visto nessuno pesa 200 kg alto 1,73, no, per dire. Ma infatti anche Diol sembra un tappo, è alto oltre 1,90 m. Sì, ma è normale. E Thor lo vedi che è alto. Sì, ma sono tutti alti. Ecco, qua per esempio fa un esercizio che dovrebbe essere il Zerger squat, dovrebbe essere. No, però... non è Zerger squat. Cioè no, come impostazione è un Zerger squat. No, fa delle scrollate con il bilanciere imbracciato. Sì, ma sulla panza lo scarica, non sta neanche sollevando, cioè tutto non va sul muscolo, va sulla panza. Ma perché urla come un pazzo? A parte gli urli. Ma qui è uno schiaffo. Quello lo sta fatto. No, gli dai il 5. Sì, lo stava per uccidere, Flavio pure lo dice, no? Cioè, che cazzo esercizio? Ma è una scrollata. Ma non serve a un cazzo, che cazzo ti una serve? Una scrollata fa il trapezio. Ma scrolla di coglioni, scrolla di piuttosto. Ma no, il bodybuilder fa ma le quello scrollate. Ma quello è un bodybuilder. Appunto, quindi non capisco perché faccia una scrollata in pugnatura. Ma Marco, non è un cazzo, non esiste quell'esercizio. È una sbrufonata. Ma ti sembro un fan di Grizzly, io posso perché essere... Perché lo stai difendendo? Perché lo giustifichi? Ma no, perché posso immaginare un signore che si dedichi... Ecco, back squat, andiamo a back squat. Ma che back squat? È un good morning sta qua. Cioè, guardate che culo che c'ha. Cioè, ci sono due esseri umani. Ma perché lo butta per terra? Poi festeggia così. Cioè, urla sui pesi, lui parla con i pesi. Cerca di spaventare i pesi con l'urlo.
Io sto guardando e sono esterrefatto, non capisco. Cioè, quanto catarro avrà espulso da quella bocca? E di tutte le macchie sui pesi? Tutto il catarro suo. Che schifo. Ma più che altro è roba che non ha senso, secondo me. Uno può fare quello che vuole, siamo in democrazia. Poi col bilanciere flessibile, proprio con quello rigido, vedi che succede. Cioè, lì molleggia. Ma non è un movimento di forza, non fai neanche ipertrofia. È come Marcello Ferri. Cos'è Marcello Ferri? Ti fai il record del mondo? Uguale. Ma infatti io... Cinque fa grande! Grande, Marzi! Lui è il Marcello Ferri, il Grizzly, però. Infatti mi ricorda molto Marcello Ferri, questo Grizzly. Sì, sì, sì. Marcello Ferri è l'uomo che ti ha copiato, questo qua. Ma non c'è niente di male a scegliere un repertorio personalizzato. Urla come un papà, ma cosa fanno? Lotta sumo, qua. Qua si mette a lottare con un... non so. Si prendono per la ciccia, per il lardo si stanno prendendo. Ma non capisco né il senso, proprio non capisco il fine. Cosa vuol dire sta roba? Non vedo un greco romanista, non vedo uno che fa sambo, non vedo uno che fa lotta libera. Vabbè, faranno Krav Maga, no? Faranno Krav Maga, esatto. Krav Maga. E qua dei cazzotti contro un sì, power, ma non è, un ma non è pugile, si vede che non è pugile. Infatti è come quando carica la punch and ball. Sono spinte, non sono neanche pugni, sono quasi spinte. Sì, ma quel tizio avrà qualche costola inclinata adesso. Ma no? Che inclinata? Non fa questo, fa questo. Cioè, è un'altra roba. Cos'è sta roba? Questo è un wrist curl. Per snodare i polsi. Per fare l'avambraccio. Sta massaggiando la schiena. Fare l'avambraccio. Sta massaggiando la schiena, esercizio di fisioterapia questo. Ma non si capisce che lavoro sia. È talmente orizzontale il busto, il dorso, che non c'è neanche un vero lavoro sull'avambraccio. Non ha senso sta roba, secondo me. Non ha senso lui come esiste. Perché ci hanno chiesto di fare questa reaction? Perché fa colore, Grizzly. Fa colore tutti quei dischi. Qua trascina due persone che si oppongono in vano. Eh sì, qua sta facendo tipo come i rugbyisti, no? Che fanno la slip. Sì, sì, ma vediamo questa mobilità da restare a bocca aperta, vediamo che sono curioso. Ma infatti, come Coleman prima sono rimasto sorpreso, guarda che roba. La gamba non è neanche tesa. Sì, ma io non ci riesco. E comunque non ha neanche queste masse muscolari. Capito, ora sarà qualche ex marzialista, si vede. Vedi, anche i guanti da MMA. Spaccata non completa. Tanto però è parecchio flessibile. Considera 212 kg. Ma non è una spaccata? È una spaccata, Marco, non è completa ma è una spaccata. Poi non vedo neanche, ti ripeto, queste grandi masse. Ma spaccati marroni con questa storia? Sono tu allora. No, sono io, Marco. Non è che deve fare Van Damme, guarda, ma lui tocca a terra. Io ti ho visto fare la spaccata con Antinea, quella là della mobilità del videocorso Fitness X, e non scendevi culo a terra, ti bugiavi dietro. E l'hai fatta come lui. Ma io sono un uomo, non ho il bacino di una donna. Ma che c'entra? Lui è un uomo pure. Ma lui non la fa completa. Guarda che forza. Qua rovini i dischi, qua rovini i dischi. Perché... Però hai visto come l'ha presi? Però ce l'ha fatta perché ha preso. Ma perché tu li tiri anche all'interno? Sì, vabbè, ci sta la maniglia, non è come i Power Gear che sono lisci. Appunto, anche quello è vero. Ma qua vedi che spacca i dischi, vedi che rovina tutto. No, ma spacca il pavimento più che i dischi. Ma lascialo fare, lui è Grizzly, può fare quello che vuole. Gli orsi nella natura non è che si fanno problemi. Gli orsi? Io non vedo un orso, sinceramente. Non è un orso quello. Ma non ha neanche queste grandi masse muscolari? 210 kg peserà un orso più o meno. L'impressione che se lo metti a lottare contro un orso adulto, magari un grizzly, vero? Sì, sì, vince lui, sì. Ah, cade per terra. Che volo, che volo, cazzo. E come fai? È cascato come un pesce adesso. Ragazzi, abbiamo visto anche questo grizzly. Io dico che per me è un fenomeno da baraccone. Non conta un cazzo, non ha mai vinto un cazzo, non è un atleta. È un Marcello Ferri di 212 kg. Senza offesa per Marcello Ferri, ovviamente. È una descrizione un po' cruda, ma che mi trova sostanzialmente sì, d'accordo. Ed è anche un tizio che probabilmente prima o poi finirà male con tutte queste esecuzioni. È messo il ciodo coglione che deve... Guarda Ronnie Coleman che fine ha fatto. Ma perché gli auguro di finire male, poveretto. No, non gli auguro nulla, però guarda Coleman come cosa fine ha fatto. Fare esecuzioni sballate, ragazzi, vi porta poi a degli infortuni. Iscrivetevi al canale mio e il suo, che ormai ha superato 10.000 iscritti e si è bombontato la testa il ragazzino. Sì, sì. Ragazzino, perché per me sei ancora un ragazzino. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, se ne volete avere altre video reaction di altri personaggi. Prima ho parlato di Ronnie Coleman e un piccolo appunto sul Grizzly, perché non è che ci fosse tanto da dire. Un saluto, alla prossima. Marco PT, questo è tutto. Alla prossima.